Ok, buonasera a tutti, siamo in diretta sulla pagina di Terra e questa sera parleremo di un tema che attualmente con le giornate fredde di questi giorni può sembrare anche un po' lontano dalle nostre vite, ma purtroppo crediamo che nei prossimi mesi diventerà attuale come è stato attuale in tutti gli ultimi anni, cioè il tema degli incendi, soprattutto degli incendi boschivi. Un problema abbastanza rilevante che di solito accompagna negli ultimi anni le nostre estati e cercheremo di capirne sia innanzitutto le cause e soprattutto le soluzioni. Io in questo difficile compito mi farò aiutare dai nostri ospiti che ringrazio stasera di essere qui con noi e comincio quindi dal professor Antonio Saracino. Del Laboratorio di Ecologia Forestale e del Dipartimento di Agraria della Federico II. Grazie, professor Saracino, di essere qui stasera con noi. Ringrazio anche il professor Stefano Mazzoleni, professore di Botanica Ambientale, direttore della MUSA, che sarebbero i Musei di Scienze Agrarie della Federico II. Grazie, professore, anche a lei di essere su terra stasera. Grazie dell'invito. Maurizio Frassinè. Maurizio, buonasera, grazie anche a te, come al solito, della tua sempre costante disponibilità. Maurizio Frassinè è un ornitologo, è stato presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, è un ambientalista riconosciuto, oltre a essere un professore di liceo, e uno scrittore saggista. Grazie Maurizio di essere qui. Grazie. Saluto Michele Boucher, grazie Michele anche a te di essere questa sera con noi. Michele è uno dei coordinatori degli osservatori civici antincendio che operano in Campania e ci racconterà anche lui dal punto di vista del civismo il difficile lavoro della prevenzione e delle difficoltà che si incontrano nel farlo, gli stati roventi che abbiamo passato negli ultimi anni. Detto questo, grazie Michele di Buonasera. essere Buonasera. qui. Allora, quindi siamo tutti qua. Io faccio vedere adesso, giusto per presentare il tema, un minuto di filmato che ci racconterà un po' la situazione. Dopodiché partiremo immediatamente con il nostro dibattito. Eccoci qua, quindi siamo tornati, era veramente un secondo, senza neanche vocale, mi sembrava che fosse esplicativo già solo nell'immagine, no, di quello che abbiamo visto. Era ovviamente l'incendio del 2017 del Vesuvio, con immagini che erano che ho preso da YouTube da parte di cittadini che riprendevano dalle proprie abitazioni, credo che fosse il fronte lì a Torre del Greco. Dunque, do due piccoli dati per iniziare innanzitutto il nostro dibattito. Partirei da alcuni dati numerici. C'è un sottofondo che non so, vi pregherei di mettere che portano al in punto esatto dove sotto. l'incendio è divampato. Ah, Si studiano gli forse. alberi, le rocce, il vento, le tracce. Ecco qua, lo abbiamo eliminato. Era il video che continuava a parlare sotto. Allora, no, dunque, stavo dicendo, noi abbiamo che le foreste italiane attualmente oggi vanno
vanno a coprire il 36% del territorio italiano. E hanno un compito ecosistemico non da poco, perché assorbono circa 4,5 miliardi di tonnellate di CO2. Credo che questo sia un dato assolutamente importante, perché è molto attuale all'interno del ragionamento sul global warming e sul il riscaldamento globale, e quindi sui cambiamenti climatici a lui associati, che sono molto collegati proprio con la quantità di CO2, come tutti quanti sappiamo, circolante. Il dato che viene fuori da questo, dal dato dell'Istat, è che però solo il 18% di questa massa enorme di superficie boschiva è gestito in maniera adeguata. E questo già ci comincia, questo dato, a dare qualche spiegazione, probabilmente. L'anno scorso, cioè dal 2000 in poi, noi abbiamo avuto in questo corso di anni, al 2000 in poi, abbiamo bruciato una quantità di territorio pari a 3 volte la Sardegna, circa 8,5 milioni di ettari in questi circa 10 anni scarsi. Ora, il motivo per cui tutto questo succede, ovviamente, è una serie di concause, di cui sicuramente il dato del climate change, cioè dei cambiamenti climatici, è uno dei dati che sicuramente incide maggiormente, perché l'aumento delle temperature, la minore quantità di precipitazioni piovose per un periodo di tempo molto prolungato, di solito è una concausa estremamente importante. A questa però si aggiunge anche un problema di tipo organizzativo su manutenzione dei boschi, mancanza di gestione e sull'organizzazione antincendio, che a volte è più focalizzata, ma poi lo vedremo magari insieme, sull'emergenza che sulla prevenzione. E questo è un problema del nostro paese, perché fondamentalmente noi abbiamo in questo paese sempre, su tutti gli aspetti, una maggiore attenzione all'emergenza, cioè a lavorare sull'emergenza e non a lavorare sulla prevenzione. Quindi probabilmente questo è un problema quasi culturale, direi, di questo paese. L'ultimo dato che voglio condividere con voi è quello della quantità di bosco che noi oggi abbiamo in questo, di superficie boschiva che noi abbiamo in questo paese. Noi abbiamo che negli ultimi, dal 1980 al 2018, i dati ci dicono che la superficie boschiva italiana è aumentata di circa 1 milione di ettari, cioè è in espansione a causa dell'abbandono delle campagne, a causa di tutta una serie di problematiche anche sociali che sono avvenute in questo paese. Però il dato che si contrappone a questo aumento di superficie boschiva, si contrappone un dato negativo di circa 4,5 milioni di ettari che nello stesso periodo sono andati bruciati. Quindi noi abbiamo un saldo negativo di 3 milioni e mezzo di ettari negli ultimi 18 anni fondamentalmente. Ed è un dato anche questo abbastanza pesante, insomma, che ci spinge a fare una riflessione. E quindi io partirei a questo punto con, dato che le immagini ci hanno portato direttamente sul Vesuvio, chiedo al professore Antonio Saracino, insomma, quella che è la sua punto di vista, e partendo da quel dato del Vesuvio, da quell'incendio che è rimasto probabilmente nella testa e nelle emozioni di ogni cittadino campano, perché il Vesuvio ha un valore emozionale nei confronti dei cittadini campani probabilmente molto elevato. Partendo da quell'incendio, insomma, ci dica un po' qualche cosa sui perché e soprattutto sulla storia, insomma, degli incendi mentre delle superfici protette, delle superfici imboscate. Prego, professore. Sì, grazie. Vorrei dividere lo schermo. Con share. Devo utilizzare con share. Share screen, ok. Dovrebbe essere questo. Voi vedete qualcosa? Condivido. No, la share screen si apre una finestrina, lei ci clicca. Condividi, ok. Condivide, ecco, io la vedo e dopodiché fa partire solo il filmato e noi lo vedremo. Eccolo qua, lo stiamo vedendo. Più che un filmato, si tratta di una presentazione. Voi vedete la mia presentazione? Benissimo. Perfetto. Ok. Rispetto al, grazie prima di tutto per l'invito, rispetto al tema che avevamo concordato, quindi parlerò un po' dell'impatto ecologico in senso ampio degli incendi che sono successi nel 2017 sul Vesuvio.
noi l'abbiamo come dipartimento, quindi io e il professor Mazzoleni, è un gruppo interdisciplinare, lo ha esaminato sotto vari aspetti e quindi diciamo, sappiamo di che stiamo parlando, ecco, ne parliamo con cognizione di causa. Queste sono le immagini prese da me e quindi noi come residenza universitaria siamo su un balcone che guarda il Vesuvio e quindi l'11 luglio mattina ho fatto questa foto, ecco, fatta da me. Allora, diciamo, uno dei primi impatti, almeno quello più visibile, anche a distanza, è l'impatto sull'atmosfera. Gli incendi hanno degli impatti sul chimismo dell'atmosfera e sulla qualità dell'aria che non conosciamo fino a fondo. In quegli stessi giorni, appunto, su questa rivista molto prestigiosa che è Science, finalmente si poneva il problema di studiare, diciamo, passando attraverso le nubi, studiare come varia per capire l'impatto delle emissioni in atmosfera durante gli incendi di vegetazione. Ovviamente, più gli incendi sono di dimensioni, di proporzioni grandi, quindi sono dei grandi incendi, maggiori sono gli impatti. Non vi riporto solo delle, come dire, delle conoscenze orali che mi sono state dette, comunque chi vive in quei luoghi lì, nei dintorni dell'area del Vesuvio, sa molto bene che diciamo, durante e dopo nei giorni immediatamente successivi a questi grandi eventi, l'aria era irrespirabile, ecco, la qualità dell'aria era, diciamo, si era deteriorata. Ovviamente sarebbe interessante, noi non l'abbiamo fatto perché non abbiamo l'expertise, ma diciamo, la qualità dell'aria, così come è stata poi monitorata dalle centraline, mette in evidenza, in quel caso lì vedete, il vento spirava da mare, quindi da ovest verso quindi diciamo Avellino ne ha risentito con maggior incidenza sui parametri della qualità dell'aria. La parte, diciamo, il versante meridionale del Vesuvio, che cosa è? Essenzialmente, dal punto di vista forestale, è un grande rimboschimento di conifere. Grande rimboschimento di conifere iniziato alla fine del 1900. Gli alberi, i boschi si erano accresciuti e la cosa particolare dal punto di vista proprio dell'incendio, del comportamento del fuoco, voi lo vedete molto bene qui in questa immagine, ci sta un letto di aghi, c'è una lettiera e le chiome dei pini, delle conifere, sono molto distanziate dal suolo, quindi ci si dovrebbe attendere che un incendio, lo sanno molto bene, diciamo, gli operatori che intervengono attivamente sugli incendi, non dovrebbe, è difficile che si propaghi alle chiome. Poi vedremo in realtà come è andato questo meccanismo. Quindi questo signore che pensava di difendere la sua proprietà semplicemente contrastando l'incendio di superficie, l'incendio degli aghi, l'incendio di lettiera, in realtà poi non ce l'ha fatta e gli esiti sono poi stati disastrosi. Quindi l'incendio di superficie si è trasformato in incendio di chioma. Ok? Questa è la sua proprietà, è stato uno dei primi diciamo, attivi nel contrastare questi incendi qua, visto che erano contigui alla sua proprietà, e non ce l'ha fatta. Poi vedremo in dettaglio perché, diciamo, per la poca quantità di energia rilasciata durante l'incendio della lettiera, come è stata facilitata la trasmissione, la propagazione alle chiome. Ovviamente la parte emotiva, il coinvolgimento della popolazione, soprattutto, diciamo, noi sappiamo che il Vesuvio è una trama, un mosaico complesso di aree naturali e aree antropizzate, quindi questo l'ho tirato fuori subito dopo da Facebook, mi ricordo una delle prime presentazioni, quindi vedete come
su Facebook ci stavano una serie di allarmi, di inconvenienti addirittura rispetto a dei presidi sanitari e così via, o dei canili e così via. Quello che è una specificità campana, visto che il Vesuvio come genius loci delle popolazioni locali, questo è un piccolo estratto, quindi che sta a indicare l'attaccamento delle popolazioni locali, cioè addirittura c'è chi il Vesuvio lo fa un componente familiare e c'è chi lo fa un riferimento geografico. Quindi quando io ritorno con l'aereo, quando ritorno a Napoli, il mio riferimento geografico importante è appunto il Vesuvio. Quindi vuol dire c'è stato una sorta di coinvolgimento emotivo da parte della popolazione, perché molti si identificano con quell'area, le si identificano con questa emergenza. È un'emergenza geologica, però è anche un riferimento molto importante. Ovviamente quando parliamo di incendi, quello che vorrei dare come informazione corretta in ambiente mediterraneo non è distruzione totale del bosco, muoiono gli alberi, ma c'è nuova vita, ok? Subito dopo, alle prime piogge, nel primo autunno, ritorna la vita. Quindi quello che noi leggiamo, è bruciata tanta superficie quest'anno, però sappiate che quello rimane bosco, quindi non cambia l'uso del suolo. Qui in ambiente mediterraneo vedete chiaramente gli effetti del ritorno della vegetazione pochissimi mesi dopo il passaggio del fuoco, anche nelle aree danneggiate a elevato grado di severità. Quindi in alto a sinistra avete un Pini gravemente danneggiato dal fuoco, in basso vedete i semettini, quindi si liberano i semettini che danno la vita a nuovi pini. Quindi un incendio in ambiente mediterraneo non è distruzione irreversibile del bosco, perché la vegetazione mediterranea è attrezzata anche al disturbo del fuoco. Ovviamente se c'è stato un coinvolgimento emotivo, c'è stata anche una partecipazione attiva delle popolazioni nell'immediato post-incendio. Quindi vedete qui popolazioni, gruppi di attivisti locali che portano dell'acqua, portano il cibo alla fauna che è scampata alle fiamme. Noi come dipartimento in tempi quasi reali, quindi parliamo di agosto, già d'agosto, luglio è durato una quarantina di giorni. Tra l'altro bisogna ricordare pure un altro aspetto molto importante: è un grande incendio che si è sviluppato in più punti, che è durato 40 giorni, è una durata molto anomala. Dobbiamo specificare che nel 2017 il governo italiano aveva creato quel grande patatrac di competenze fra i diversi apparati dello Stato, da protezione civile a carabinieri forestali a vigili del fuoco. Quindi che cosa è successo nel 2017? Che in piena emergenza non c'era una chiara competenza fra i diversi apparati coinvolti nell'estinzione degli incendi. Quindi tradotto in italiano, i mezzi aerei i grandi anche elicotteri di Ericsson della protezione civile erano fermi, ok? E quindi questo ha determinato questa confusione generata dalla politica a livello istituzionale delle competenze, ha generato anche una scarsa efficacia nella lotta con mezzi aerei, tant'è che da noi sono dovuti venire anche da altri paesi, ok? Questo è lo scenario per inquadrare bene quel disastro. Anche il Parco Nazionale del Vesuvio cosa ha fatto?
Già dall'agosto, come dire, ad Horas abbiamo fornito delle consulenze proprio ad Horas, perché c'erano delle emergenze, e abbiamo fatto un accordo di ricerca che appunto lo vedete qui, che riguarda lo studio e recupero delle aree incendiate. Noi cosa abbiamo fatto? Anzitutto abbiamo dovuto quantificare l'area bruciata, l'area percorsa dagli incendi, classificata per livelli di severità. Quindi quando succede l'incendio non danneggia con la stessa intensità la vegetazione, i boschi, gli alberi, e quindi diciamo va capita prima di tutto la superficie realmente percorsa dal fuoco, e poi classificata per classi di severità. Ovviamente ci troviamo in un'area peculiare, quindi l'analisi del rischio idrogeologico post incendio, un gruppo del nostro dipartimento specializzato, ingegneri idraulici specializzati su questo argomento, hanno prodotto del materiale diciamo, molto molto utile anche diciamo, agli altri gruppi. Poi qui vi farò vedere il loro prodotto. Noi invece, io come gruppo, visto diciamo, la mia expertise forestale, dopo aver fatto la grande, dopo aver capito quanto si è bruciato e con quale livello di severità in ogni luogo, quindi cartografato per differenti livelli di severità, abbiamo progettato gli interventi di restauro forestale. Ovviamente sono dei modelli, vi farò vedere dei modelli di restauro forestale che poi diciamo possono essere impiegati, stanno per essere impiegati, sono già impiegati nelle proprietà pubbliche del Parco Nazionale del Vesuvio, come anche i privati. Voi sapete, il Vesuvio è anche fatto di tante pinete di vino domestico di proprietà private. Ovviamente anche la comunicazione è stato un elemento importante. Quindi alla fine presso il nostro dipartimento si è formato un gruppo di ricerca multidisciplinare, abbiamo identificato queste aree, e quello che ci veniva chiesto è mitigare il rischio. Mitigare i rischi perché? Perché è un parco atipico con un'elevata frequentazione umana concentrata, è una forte attrazione turistica, e quindi mitigazione dei rischi appunto connessi all'uso turistico del parco e alla perdita di servizi ecosistemici. Si è bruciato l'88% della superficie forestale del parco, quindi in quell'evento, gli eventi durati 40 giorni, è andata, diciamo, sono state bruciate 3.350 ettari. Però di questa, diciamo, di questa superficie, di questa cospicua superficie, quella che è stata maggiormente danneggiata, quella che è la parte di bosco classificata ad elevata severità di incendio, è appunto sono circa 430 ettari che erano per gran parte danneggiati molto bene, boschi di conifere, quindi pinete di pini mediterranei. Lo vedete anche nella cartografia del prodotto finale dell'immagine satellitare in basso, vedete che l'area rosso mattone, quella più intensa, corrisponde al maggior livello di severità. Severità alta significa tutta la parte epigea degli alberi era stata uccisa, gli alberi erano stati uccisi da fuoco, quindi non c'era più niente. Quindi una severità alta determina una totale sostituzione degli alberi. Vedere invece questo time lapse veloce, anche questo, che secondo me è più efficace, non è un mio prodotto, ma l'ho preso e lo potete trovare su fanpage. Vi invito a guardarlo attentamente perché ci sono due elementi del comportamento del fuoco, degli incendi molto importanti. Vedrete dei fumi di colore chiaro, fumi bianchi, biancastri,
quando il fumo è biancastro è molto ricco di acqua allo stato di vapore. Okay? Quella è la fase di preriscaldamento degli incendi. Gli incendi devono prima, nei tessuti vegetali, devono prima far perdere l'acqua, dopodiché avviene la vera combustione. Quindi avete visto già nel video che vi ha fatto vedere Roberto le lingue di fuoco, lo stadio finale. Lo stadio iniziale sono vapori, in aria vengono emessi soprattutto acqua allo stato di vapore. Lo stadio finale poi invece si manifesta, e dovete guardarlo attentamente, con dei fumi neri. Quindi lì viene emessa in atmosfera molta CO2, viene emessa in atmosfera molto particolato. Ve lo faccio vedere perché è abbastanza veloce e spero che parta. Ok, facciamolo finire, se no poi non mi fa passare. Quindi era chiarissimo, c'erano quegli sbuffi neri che era la fase finale della combustione. Vi accennavo prima che tutto quel disastro, soprattutto nei boschi di conifere, nelle pinete di pini mediterranei, è legato al fatto che il fuoco è passato dalla lettiera, è passato alle chiome. Vi farò vedere anche qui un estratto di un filmato che dura pochissimi secondi, in cui vedrete l'incendio di lettiera che ad un certo punto si propaga alle chiome. È un comportamento molto atipico in questo tipo di struttura di combustibile, è molto atipico. In genere non è possibile che da pochi aghi di lettiera si possa trasmettere alle chiome. Noi abbiamo, facciamo un'ipotesi su quelle specie di lingue di fuoco che vanno verso l'alto, dalla lettiera vanno verso l'alto. Tenete presente, Roberto, sento un disturbo di sottofondo. Io la sento, però credo che sia qualcosa che non dipende da noi. Non è che per caso hai lasciato qualche video di quelli che ci hai fatto vedere ancora in funzione? No, quello si era chiuso. Allora non vorrei dirti perché ci abbiamo tutti, okay. Tranne per questo, ci abbiamo tutti chiuso. Quindi è strano. Perfetto. Perfetto, allora vi stavo dicendo, dovete dimenticare che dal 2014 in Campania era stata documentata l'attacco di un insetto alieno nelle pinete di pino domestico. Noi ce l'abbiamo a Roma, ce l'avete più in là nel tempo, due anni, ma da noi già nel 2014. È una cocciniglia, è un piccolo insetto. Cocciniglia tartaruga che punge gli aghi, okay? si alimenta succhiando la linfa di zuccheri presenti negli aghi e poi emette della melata. Quindi dovete immaginare queste pinete prima dell'incendio come molto ricche di chioma sui rami, sul fusto, e la lettiera molto ricca di melata. Quindi la melata, quando succede l'incendio, potrebbe essere un buon combustibile. Quindi se vi faccio vedere brevemente questo filmato, vi renderete conto del comportamento del fuoco. Questo è un comportamento normale, quindi un qualsiasi operatore antincendio lo può controllare. Ok? Ecco, cominciate a vedere, vedete come è passato,
come si è trasmesso alle chiome. Ok? E quindi il disastro è dipeso anche da questo comportamento atipico dell'incendio. Quindi il gruppo che si è occupato del rischio idrogeologico post incendio ovviamente ci ha prodotto del materiale, delle carte, è un primo prodotto cartografico che ha messo a disposizione di tutti e che noi ci serviva poi per capire con successivi step dove praticare il restauro. Ok, il restauro a questo punto che consiste anche in interventi estensivi e intensivi di protezione del suolo, di protezione idrogeologica e poi anche far tornare la vegetazione. Quindi ovviamente definite dal punto di vista idrogeologico le aree prioritarie di intervento, vedete il modello ormai è una tradizione del Vesuvio, fa riferimento a opere di bioingegneria a carattere estensivo e intensivo. Un altro gruppo di pianificatori molto attivo ha valutato questi incendi dal loro punto di vista, sotto l'aspetto delle loro conoscenze, avvalendosi dell'interazione anche con noi. Quindi rispetto alla fruibilità, quindi la fruibilità intendiamo la fruibilità turistica, lo conosciamo bene il Vesuvio che ha una componente turistica molto importante per quanto riguarda la naturalità e per quanto riguarda le produzioni agroforestali. Quindi con una cartografia e con opportune scale di priorità ha individuato per quanto riguarda la fruibilità 600 ettari a priorità di intervento, per quanto riguarda la fruibilità la naturalità e così via, e quindi un secondo prodotto utile poi a farsi un'idea di come restaurare e dove restaurare. La sovrapposizione di tutte queste conoscenze alla fine, quello che ci chiedevano, quello che ci chiedeva l'ente parco nello specifico è: d'accordo, io devo restaurare, ma dove devo restaurare, con quale priorità? Ok? E quindi la sovrapposizione di tutte quelle mappe che vi ho fatto vedere prima hanno determinato come suscettibile intervento 650 ettari. Quindi avevamo la mappa di severità degli incendi, quella del rischio idrogeologico, quella fatta dai pianificatori per quanto riguarda la fruibilità e bla bla bla, e alla fine 650 ettari e 300 ettari noi li abbiamo indicati come a priorità assoluta. Ok? Quindi dopo questa conoscenza di elementi pianificatori si è passati alla progettazione. Ok? Quindi progettazione che in questo caso è progettazione che è intesa come restauro degli habitat forestali. Quindi abbiamo proposto dei modelli di restauro forestali, non ve la voglio fare troppo lunga, ma sostanzialmente abbiamo immaginato, visto che il bosco di conifere a copertura vulnerabile, abbiamo proposto un modello in cui guardate il numero di rimboschimento di 1000 metri quadrati, che si ripete su un ettaro, si ripete 5 volte, quindi metà della superficie restaurata con piantagioni, l'altra metà lasciata all'evoluzione naturale. Posto, come vedete bene nella scelta delle specie, abbiamo anche proposto un ridimensionamento della presenza del pino domestico come Pinus pinea, e invece abbiamo dato maggiore spazio soprattutto alle latifoglie autoctone, a quelle che probabilmente sono naturali sui diversi versanti del Vesuvio, perché quelle si sono mostrate meno
vulnerabili all'incendio, più resilienti all'incendio. Abbiamo preso atto, lo avete visto dalle immagini, che i rimboschimenti di conifere sono stati fortemente danneggiati, hanno dei problemi fitosanitari, probabilmente la combinazione con clima avverso, con condizioni di pericolo di incendio molto elevate, hanno determinato quel disastro. Noi non proponiamo più pinete di pino domestico, ma vogliamo far ritornare diciamo, elementi di vegetazione autoctona e naturali. Ovviamente come si fanno queste piantagioni? Non con dei sesti geometrici, quindi non mettiamo tutte le piante in fila, un modello a piccole isole, la vegetazione è distribuita, gli alberetti sono messi a dimora secondo dei sesti non geometrici, e proponiamo anche, vista la morfologia dell'area di intervento, proponiamo anche questi sistemi che appunto sono delle dighe, delle micro dighe fatte con opere con legno bruciato, ecco, con legno raccolto, che serve da una parte a contenere l'erosione, dall'altra anche che sono quelle micro dighe, quelle micro palizzate, servono anche a evitare traslazioni, spostamenti spaziali di eventuali semi che stanno nel suolo. Quindi se viene a piovere, gli semettini che stanno nel suolo non vanno giù, ma vengono trattenuti. Quindi noi piantiamo e la natura fa del suo. Ovviamente vi farò vedere, abbiamo proposto, grazie anche a questo lavoro, abbiamo proposto un progetto, abbiamo candidato un progetto europeo. Noi pensiamo che piantare alberi sul Vesuvio, il Vesuvio è un luogo difficile, cioè non c'è l'acqua, il suolo è vulcanico, quindi se piantare gli alberi, probabilmente se non li sussidi con dell'acqua nei primi 2-3 anni, quindi se non fai le irrigazioni di soccorso, probabilmente tutti gli alberi che metti a dimora muoiono, ok? Noi proponiamo, pensiamo che e sarebbe un'operazione onerosa dare almeno 2-3 volte durante la stagione estiva dare dell'acqua a queste piantine, proponiamo degli ausili biotecnologici, quindi con dell'idrogel mettiamo delle piantine in cui nel suolo ci stanno anche queste palline, questa sostanza idrogel che serve a trattenere l'acqua e poi rilasciarla alla pianta piano, perché le piante, il successo, il successo delle piantagioni di alberi sul Vesuvio è molto legato alla disponibilità idrica. Ovviamente tutte le specie che noi proponiamo di rimettere sono anche coerenti con la conservazione dei SIC, quindi c'è un SIC, il Vesuvio è coperto anche da un SIC in cui ci sono il SIC che contempla la presenza di pini mesogeni mediterranei, questa è la definizione che danno, e quindi ovviamente non possiamo non tener conto del ripiantare in quantità più contenute il pino domestico. Vi dicevo della vegetazione mediterranea, la vegetazione mediterranea è pensata per il fuoco, quindi lo prevede il disturbo del fuoco e lo prevede o mediante ricaccio o mediante, quindi dopo l'incendio, dopo la distruzione da parte vigile del fuoco, la base. Quindi qui vedete a sinistra in basso il leccio, è una quercia sempreverde mediterranea che è ricacciata. A destra vedete il pino, rinnovazione da seme in sali di pino domestico e pino marittimo nelle aree percorse dal fuoco. Ovviamente il Vesuvio è anche caratterizzato dalla presenza di specie aliene. Qui in alto a destra avete un esempio di una specie aliena che sta diventando molto invasiva, che è la robinia. Ovviamente non è una specie mediterranea, viene dal Nord America, ha una ricca banca di gemme nelle radici, e quindi se viene disturbato dal fuoco, lo vedete, è palese in questo caso, pochissimo tempo dopo, pochissimi mesi dopo il passaggio del fuoco, sta ricostituendo
la parte epigea con molti ricacci. Quindi una liena che reagisce bene al fuoco e tra l'altro fissa anche azoto, che diciamo, è diventata diciamo, nel perimetro del Parco del Vesuvio è diventata invasiva, che però diciamo, dal punto di vista della protezione idrogeologica. Un po' male, Antonio. Mi sentite male? Mi sentite ora? Stavamo dicendo che quindi è una specie è almeno un po' disturbato per quanto riguarda. Ah, mi dispiace. No, ma sono 20 minuti, però non tutta la tua relazione. Ok. È una specie che reagisce bene al fuoco e che dopo pochissimo tempo riesce a ristabilire un certo grado di copertura al suolo, che è efficace con antierosiva, con funzione antierosiva, quindi efficace nella protezione idrogeologica. I modelli di restauro si sono tradotti in progetti, e queste sono le schede di progetti che ora il parco sta portando avanti. Quindi questo è un modello di restauro con quelle isole di cui isole di rimboschimento. Ovviamente queste fanno riferimento al versante diciamo occidentale meridionale del Vesuvio, quindi tipicamente con elementi di vegetazione più mediterranei, più termofila, e quindi questi sono una tavola di progettazione. Un'altra tavola, io ve ne riporto solo due dei prodotti che diciamo l'ente parco ha sottomesso per passare alla fase esecutiva proprio della progettazione. Questo è un altro modello di restauro proposto per il versante più fresco del Vesuvio. Quindi diciamo ci sono non ve le cito tutte le specie, ma molte di queste specie fanno riferimento diciamo ad ambienti più freschi, più mesofili, ecco, per dire un termine difficile, più mesofili. Gli incendi del 2017 sono stati una interruzione anche del flusso di servizi ecosistemici. Noi ci siamo diciamo cimentati in questa stima, perché diciamo, era importante stabilire anche quali fossero diciamo, le perdite in termini di servizi materiali, di servizi che si possono come dire, monetizzare facilmente, tipo ho perso tot metri cubi di alberi bruciati, quindi ho perso tot biomassa, quella è da quantificare. Però diventa un po' più difficile da comprendere, per esempio, i servizi di impollinazione. Quanto è stata la perdita dei servizi di impollinazione? Voi sapete bene che sul Vesuvio ci sono delle coltivazioni agricole di pregio che si basano anche sul, diciamo, la cui qualità dei prodotti, si basa sull'impollinazione. Ok? Quindi l'impollinazione delle api, cioè quelle che noi alleviamo, ma anche dei bombi selvatici, quindi dei menottoli selvatici che hanno l'habitat nella foresta, ai margini della foresta. Noi abbiamo appreso, per esempio, che il pomodoro del pendolo, che tutti quanti conoscete, non è i fiori del pomodoro del pendolo non sono impollinati dalle api, ma sono impollinati dai bombi selvatici, quindi che hanno proprio l'habitat nei cespuglieti, nei boschi. Quindi diciamo alla fine abbiamo fatto questo esercizio, di quantificazione molto parziale, quindi l'ammontare di perdite dei servizi ecosistemici, lo vedete lì, la cifra è alquanto cospicua. Ok? I costi di estinzione sono molto ma molto precisi, quindi 2.751.000 euro
sono stati proprio in modo ragionieristico sono stati i costi legati all'estinzione, di cui il 95%, lo vedete lì, con diciamo, sono stati gli interventi aerei che sono durati, noi lo ricordiamo bene perché appunto stavamo lì, sono durati per 40 giorni, ok? Quindi diciamo ad una perdita di prodotti così, di servizi, di prodotti materiali facilmente intuibili anche dal, diciamo, dai non addetti lavori, vi rendete conto poi come o perlomeno una alterazione del paesaggio come noi la percepiamo dopo l'incendio, la fa seguito anche una interruzione di flusso di servizi ecosistemici che sono alquanto complicati. Diciamo la perdita di habitat, i servizi di impollinazione che non funzionano più bene, lo stock di carbonio che viene messo in atmosfera, questi diciamo, sono meno comprensibili e meno intuibili dal non addetto ai lavori. Quindi diciamo, alla fine noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato supporto nella progettazione, quindi aver creato tutto questo materiale di conoscenza è risultato molto utile. Ovviamente se abbiamo fatto delle carte del perimetro dell'incendio, di supporto all'attività di indagine giudiziaria e di supporto alla redazione e revisione del piano AIB, e come vi dicevo anche il parco poi è diventato un partner dove noi intendiamo fare questi promuovere questi interventi di restauro introducendo nuove biotecnologie, perché non siamo sicuri del successo, cioè piantare, mettere un albero a dimora là, se non lo assisti nei primi anni non è detto che attecchisca, quindi che abbia una vita futura, per cui pensiamo che ricorrendo a delle biotecnologie opportune, ovviamente siamo in un'area protetta, siamo in un'area protetta, per cui diciamo, dobbiamo valutare bene che questi prodotti siano degradabili, biodegradabili, non interferiscano la flora microbica del suolo, ok? Con la flora microbica del suolo, e quindi diciamo, pensiamo di promuovere delle attività anche a questo riguardo. Ovviamente qui diciamo, siamo rappresentati, io e il professor Mazzoleni siamo in questo, come vedete il gruppo è alquanto variegato e abbiamo prodotto anche oltre a materiale tecnico di utile guida per tutta l'attività che il parco sta facendo in questi anni per il restauro, anche della produzione scientifica. Grazie. Ti ringrazio Antonio, perché ci hai dato uno spaccato di quello che è il parco, di quello che è successo al Vesuvio nel 2017, di quello che state facendo, secondo me molto interessante, che credo la maggior parte delle persone che ci stanno ascoltando non conoscevano. La cosa che adesso mi viene immediatamente da chiedere al professor Mazzoleni, che chiedo di entrare subito dopo, è di collegarsi a quello che abbiamo visto col Vesuvio, ma di farci un ragionamento su quello che è l'impatto ecologico degli incendi sulla forestazione in generale, quindi andando un po' oltre a questo esempio che abbiamo visto sicuramente impattante per la popolazione napoletana del Vesuvio, ma di farcelo vedere un po' anche un po' più largo, diciamo, su altri ecosistemi che interessano sia la nostra regione, ma in generale possono interessare il territorio italiano. Sì, grazie Roberto. Direi che è il caso forse di chiarire qualche concetto allora più di base, che si collega un po' anche alle cose che hai detto all'inizio nell'introduzione tu. Perché Antonio ha descritto con grande dettaglio un caso di un grande incendio in una zona complessa come quella del Vesuvio. Perché dico complessa? Perché è una zona di interfaccia urbano-foresta, con una foresta non naturale ma di rimboschimento per la massima parte, quindi c'è tutta una problematica molto particolare, che è quella che appunto è stata approfondita da Antonio.
I due punti che vi volevo sottolineare, prendo spunto da una delle cose che hai detto all'inizio nell'introduzione, cioè hai citato sia la statistica che proviene dall'inventario forestale, no, dell'aumento della superficie forestata in Italia, una cosa assolutamente corretta e notevole nell'estensione della superficie di cui stiamo parlando, e come se fosse una contraddizione invece i grandi numeri di superfici bruciate dall'altro lato. In realtà c'è un leggero equivoco nel modo in cui queste due cose vengono messe in contrapposizione, perché le due cose sono molto collegate tra loro. Cioè, per bruciare qualcosa, per esserci un incendio, ci deve essere combustibile. Quindi l'aumento di superficie forestale è da scrivere, tra virgolette, a una delle prime cause di incendio. Cioè, perché è un aumento di combustibile disponibile per eventuali incendi. In una situazione, volendo parlare per paradosso, desertica, non c'è nessun rischio di incendio, perché non c'è combustibile, non ci sono piante da bruciare, va bene? Allora, il tema qual è? È che in un paesaggio, diciamo, con un'economia silvopastorale tradizionale, come poteva essere 100 anni fa in Italia, tutto l'Appennino, tutto il paesaggio, il territorio, diciamo, montano e collinare, era un grande mosaico di attività che mantenevano pulito il bosco, coltivazioni, pascoli, il pastore bruciava ma in modo attento il pascolo per rinnovarlo, c'era quindi tutta una sapienza di gestione del territorio che veniva dalla cultura contadina e rurale antica. Con l'evoluzione sociale ed economica del paese si è avviato il grande esodo dalle montagne, le popolazioni rurali hanno abbandonato la campagna e sono venute in città sostanzialmente, per cercando condizioni di vita più agiate, economia, lavori migliori e così via, e questo enorme abbandono che c'è stato sul territorio ha comportato una ripresa della vegetazione naturale, spontanea. Questa cosa ha per i naturalisti tanti aspetti positivi, perché è una ripresa della natura, si ricreano habitat, non so, i zoologi hanno notato che il lupo si è riesteso riscendendo per l'Appennino, tante specie hanno ricolonizzato ambienti dove prima non c'erano, quindi c'è una ripresa della natura a tutti gli effetti. Ma questo fenomeno porta automaticamente in sé anche un aumento di combustibile, inteso sia come quantità sia come continuità del manto vegetale. Cioè il mosaico tradizionale del sistema silvopastorale è scomparso e sostituito da un tessuto di vegetazione più continuo. Questo comporta, accoppiato all'aumento di impatto antropico, immagina ogni estate i turisti che vanno, le sigarette, le cose, cioè lasciando perdere i piromani, parliamo proprio anche delle cause colpose, stupide e così via, un incendio che partiva in modo anche colposo, non necessariamente doloso, in una zona con vegetazione molto frammentata, tendeva a estinguersi spontaneamente, rimaneva una piccola superficie bruciata. In questi paesaggi, diciamo, abbandonati, dove la vegetazione si è ripresa, ha ricostituito, diciamo, boschi, quelli che vengono classificati all'inventario forestale come boschi di neoformazione, ha comportato una situazione in cui un incendio che parte con lo stesso tipologia di innesco di 30 anni fa, ora avanza in un territorio dove non c'è soluzione di continuità per la sua avanzata. Quindi questo era un concetto da capire come primo punto. Perché è importante? Perché allora un piano di prevenzione, diciamo, che tiene ben presente questo problema di fondo, deve necessariamente ricreare discontinuità nel paesaggio vegetale. Se si lascia tutta la vegetazione naturale perfettamente continua per la propagazione potenziale delle fiamme, questo crea condizioni non governabili nel momento in cui si crea una condizione climatica, un incendio fuori controllo. Nel caso del Vesuvio in particolare, i rimboschimenti avvenuti negli anni 50 e così via, nei fatti sono stati diciamo considerati, assimilati a come se fossero il paesaggio vegetale del Vesuvio, le pinete del Vesuvio,
però creando un equivoco che quella vegetazione di pineta fitta costituiva anche un forte rischio di incendio a noi perfettamente noto. Perché succede quell'incendio clamoroso del 2017? Ovviamente, probabilmente in quel caso c'è stata anche una problematica dolosa, la problematica che diceva Antonio legata alla disorganizzazione di quell'anno in particolare per la transizione del corpo forestale che è diventato carabinieri forestali, insomma c'è stata tutta una serie di problematiche e così via. Ma in particolare furono anche delle giornate molto particolari con vento caldo, scirocco, molto anomalo, in cui degli incendi che possono anche derivare dalla bruciatura di una discarica o di un cespuglio o di un barbecue o diciamo anche volendo levare l'epica della piromania o del dolo, non cambierebbero il risultato, cioè degli incendi colposi, stupidi, che nascono in una situazione con delle giornate di quel tipo, in quel paesaggio dove si è accumulato tanto combustibile, avrebbero diciamo portato a quella situazione lì. Quindi il grande incendio non deriva dal fatto di se ci sia stato il piromane o se sia stata la disattenzione di un imbecille a farlo partire, ma deriva dal fatto che in condizioni di vento e di vegetazione secca, come si verifica nel clima mediterraneo, se la vegetazione è molto continua e compatta, presenta quel rischio di grande incendio. Questo era un chiarimento che ci tenevo a fare Noi abbiamo fatto parte come Dipartimento di Agraria di un grande progetto europeo, il più grosso progetto europeo sullo studio degli incendi in Europa. Il progetto si chiamava Fire Paradox ed era coordinato dal professor Francisco Rego dell'Università di Lisbona, che è uno dei maggiori esperti mondiali di incendi boschivi. E facevano parte di questo progetto 37 diverse università e centri di ricerca in tutta Europa, più un partenariato con altri centri di ricerca in California, in Australia, in Sudafrica, tutte zone soggette a grandi incendi, lo sentite nei telegiornali, no? Che succedono incendi catastrofici anche in questi paesi. E il nome Fire Paradox, che fu scelto proprio per rappresentare questo grande consorzio europeo che ha lavorato su questo tema, derivava da un proverbio finlandese che era divertente, che fu usato come motto del progetto, perché dicevano: il proverbio dice che il fuoco è un cattivo maestro ma un ottimo servitore. Che significa questa frase? Che il fuoco fuori controllo, cioè l'incendio, è una cosa terribile. E a quel punto c'è solamente da contrastarlo con la lotta antincendio, i pompieri, gli operatori che devono andare a spegnere, eccetera, eccetera. Ma il fuoco invece controllato e eseguito in condizioni di non pericolo di incendio, quindi non va proprio usata la parola incendio in questo caso, diventa lo strumento principe anche per ridurre il rischio di incendio. E qui c'è il paradosso. C'è la riduzione migliore di rischio di incendio, quella situazione che Antonio aveva fatto vedere prima dei tappeti di aghi di pino là sotto, in piena sicurezza d'inverno si può eliminare il rischio di incendio operando col fuoco prescritto, che significa un fuoco di bassa intensità fatto da operatori esperti, che elimina quello strato di aghi secchi, non ha nessun impatto sull'ecosistema, nessun impatto sulla sostanza organica nel terreno, e nell'estate successiva, quando si dovessero creare situazioni di grande rischio, in realtà quel rischio non si realizzerebbe perché non ci sarebbe il punto di innesco per la propagazione che poi in quelle condizioni particolari salta alle chiome. Quindi questi erano un po' i due chiarimenti che volevo fare. Il cambio del paesaggio crea una situazione di aumento di rischio e la prevenzione include questo paradosso del dover usare il fuoco controllato come strumento di prevenzione. Grazie. Grazie, mentre l'ascoltavo ricordavo, io ho avuto la fortuna di viaggiare un po' per parchi nazionali e mi ricordo che una volta in Australia, dove usano molto il fuoco prescritto, no? Soprattutto nei nativi australiani, lo usano moltissimo nelle foreste di eucalipto e loro facevano proprio questi passaggi preventivi di fuoco, che infatti a me all'inizio mi colpì molto quella cosa, loro li bruciavano apposta per prevenire l'incendio, di solito lo facevano soprattutto nella zona
diciamo della parte più desertica dell'Australia, quella che va verso dopo la zona tropicale. E quindi mi ricordavo questa cosa, che di questo utilizzo del fuoco in termini preventivi, che è una cosa che i popoli forse usano da molto tempo. Allora no, volevo tornare e mi collego subito a Maurizio Frassinet, perché Maurizio Frassinet è, oltre a essere un valente ornitologo e un esperto ambientalista, è stato anche il presidente di un parco nazionale, e quindi precisamente è proprio il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio. E Maurizio, quindi a te ti faccio una domanda che è anche da amministratore essenzialmente, perché alla luce di quello che abbiamo sentito è chiaro che la domanda è: ma questa roba secondo te c'è stato un sufficiente utilizzo della prevenzione, si poteva evitare, e se si poteva evitare che cosa si sarebbe dovuta poter evitare? È chiaro che il ragionamento lo faccio con te sul Parco Nazionale del Vesuvio, ma è chiaro che è esportabile a qualsiasi altro tipo di ecosistema questo discorso, ammetto della particolarità del Vesuvio che ci hanno ben risposto sia il professor Saracino che il professor Martini. Allora Maurizio, dici un po'. Devi sbloccare il microfono, Maurizio, sei col microfono. Scusate, mi era rimasto il microfono muto. In primo luogo volevo complimentarmi per l'iniziativa, perché è proprio questo il periodo in cui si deve parlare degli incendi boschivi. Non si può aspettare luglio per ricordarsi che d'estate ci sono gli incendi nei nostri boschi. E quindi bene hai fatto, Roberto, ma mi hai chiesto anche un parere, ti ho dato subito un'entusiastica adesione. E poi sono molto contento di aver ascoltato due relazioni di altissimo profilo scientifico e cognitivo, di persone molto competenti. Questo fa capire anche che sotto il Vesuvio c'è un gruppo di persone, in particolare docenti universitari, che studia i boschi, studia le foreste, studia gli incendi. E il Parco Nazionale, già prima dell'incendio, avrebbe potuto avvalersi, a mio giudizio, di queste competenze. Antonio Saracino ci ha detto che quell'anno sono coincise una serie di circostanze negative per atteggiamenti politici discutibili o meno sul cambio del corpo forestale dello Stato, che improvvisamente scompare, e quindi è stata una stasi prolungata nell'utilizzo dei mezzi, nell'individuazione delle responsabilità e delle conduzioni sul campo e nel cielo contro gli incendi boschivi, e questo sicuramente è stata una concausa importante della dimensione del disastro che c'è stata. Ma è anche vero che lo si è affrontato il problema, a mio personale giudizio, ma sulla scorta di quella che è la mia esperienza alla presidenza di questo parco, che è un parco complicato, non è il classico parco nazionale che abbiamo nel nostro immaginario collettivo di natura selvaggia, spopolata, wilderness, distesa enorme, tipo africano o canadese o australiano. Un parco difficile, anomalo, ma pertanto anche stimolante per uno che si interessa di conservazione naturale. Io l'ho detto spesso in quel periodo, quando venivo intervistato, io iniziavo come presidente del parco la campagna antincendi boschivi a marzo. Io a marzo iniziavo a frequentare gli uffici della regione Campania per ottenere A, priorità nel mezzo aereo, in quanto ero un parco nazionale e in quanto contavo 2 milioni di visitatori l'anno, e quindi mettevo sul piatto anche il problema serissimo della prevenzione anche per le vite umane, perché c'era un grosso rischio per le persone che salivano sul Vesuvio. B, incominciavo a pianificare a marzo le postazioni di personale da dislocare per l'avvistamento antincendio e incominciare a verificare su quante persone potevo contare da mettere sul campo per poter controllare le varie situazioni. Persone che, stando sulle postazioni, avevano anche attrezzature personali per il primo intervento di spegnimento, pale e quant'altro, per intervenire laddove apparivano focolai già subito aggredibili. E poi avere anche, prendere contatto con chi organizza le squadre da terra per essere pronti ad intervenire. Da marzo si parte.
chi gestisce un ente parco in ambiente mediterraneo da marzo si deve porre il problema. Ora poi c'è l'aspetto, lo devi sapere però, che nel Mediterraneo c'è il problema degli incendi boschivi, quindi devi anche avere ai vertici di queste strutture persone che hanno competenze per poter gestire, amministrare, prevenire una serie di fenomeni. Ora c'è un secondo aspetto su cui vorrei porre l'attenzione. Antonio Saracino ha fatto vedere una cosa interessantissima. Si è provato a quantificare in termini monetari quanto è costato a tutti noi quegli incendi, perché ce n'è stato un altro molto serio anche l'anno precedente. Tra l'altro è una quantificazione, come dire, parziale, perché appunto, lui l'ha detto, non ha potuto quantificare anche il danno in termini materiali dell'inquinamento atmosferico, il danno in termini materiali della mancata impollinazione. Io aggiungo un'altra cosa. Quell'anno si sono persi nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, per colpa dell'incendio, 300 posti di lavoro. 300 persone, gli stagionali del turismo, non hanno lavorato, non hanno prodotto reddito. 300 famiglie hanno avuto seri problemi economici in conseguenza di quell'incendio. E direi ancora di più. Quando abbiamo istituito il parco, nei primi anni, molte persone hanno investito per agriturismo, per B&B, per cambiare coltivazioni, perché capivano che col parco si aprivano possibilità di mercato per l'agricoltura e per un certo tipo di turismo che avrebbero garantito un ritorno all'investimento. Quell'incendio ha provocato danni anche a queste strutture. Ristoranti che sono rimasti chiusi per quei 40 giorni a cui accennava Antonio, ma oltre quei 40 giorni, perché dopo comunque non si è potuto riaprire subito ed era proprio il periodo della massima affluenza turistica in quella zona. E allora mi viene in mente l'aspetto costi. Io avevo a disposizione, quel presidente del parco, tra i 150 e i 180 persone, operai LSU, che appunto dislocavo e che mi facevano anche da squadre di pronto intervento. Questi operai mi costavano, come Parco Nazionale, Ministero dell'Ambiente, perché i fondi li ricevo dal Ministero dell'Ambiente, ma nemmeno il 10% delle cifre che ci ha fatto vedere Antonio Saracino, che non sono tutte, non è tutto l'importo, che sappiamo che sono una parte dell'importo che abbiamo potuto quantificare. Avete visto quanto ci è costato per 40 giorni l'utilizzo dei mezzi aerei? Ebbene, in quell'anno non c'erano 150 persone sul territorio a guardare o a fare interventi immediati, perché dopo qualche anno queste 150 persone purtroppo le abbiamo perse, perché non sono stati più rinnovati i finanziamenti a queste persone. Se avessimo continuato a pagarli, avremmo speso molto, ma molto di meno. Vi ricordate che per un certo numero di anni, sì, certo, non c'erano le concomitanze del 2017, ma comunque gli incendi boschivi c'erano ed erano seri, lo stesso, non è che all'improvviso sono esplosi, sono sempre stati negli ultimi anni con gravità più o meno intense, ma è chiaro che se tu sei sul posto, intervieni subito, hai la priorità del mezzo aereo, ti si vai a trovare preparato nei confronti dell'incendio, la collettività spende molto di meno. La collettività spende molto, ma molto di meno. Questo è un aspetto. E alla luce di quello che è successo nel 2017, non solo sul Vesuvio, bruciato addirittura la Maiella quell'anno, vi ricordate? Cioè, incredibile, come in pieno Appennino bruciano foreste, ce lo spiegava il professore Mazzoleni, anche l'Appennino ormai è diventato un enorme serbatoio di combustibile e di continuità di questo combustibile, quindi anche la Maiella, cioè, quell'anno bruciò e fece impressione. Io stavo nel Parco Nazionale d'Abruzzo, era un continuo veder volare Canadair che si muovevano per andare a spegnere incendi dell'Appennino abruzzese. E allora, da allora, abbiamo imparato qualche cosa? La sensazione che da ambientalista, da persona che lavora nel settore della conservazione, oltre che nella ricerca sulla avifauna, ho la sensazione che non che si sia imparato molto. Abbiamo aumentato i finanziamenti
per pagare squadre da terra, perché noi potremmo anche immaginare che dal cielo guardiamo che poi che inizia un incendio, un satellite si può accorgere che sta iniziando un incendio, ma se poi non abbiamo chi chiamare che va materialmente sul posto a spegnere per evitare che poi si debba chiamare l'aereo, che quando chiamiamo l'aereo ormai siamo in una fase molto avanzata, c'è già parecchio danno, se noi interveniamo subito con squadre già sul posto che ci costano molto di meno dell'aereo, noi risolviamo una serie di problemi. E allora è adesso che si deve parlare di incendi, è adesso che la regione dovrebbe incominciare a pianificare la campagna antincendio, è adesso, anzi era da ieri, da marzo, da prima di Pasqua, che l'ente parco doveva incominciare a porsi il problema, incominciare a interloquire con la regione per capire come fare per prevenire la prossima stagione degli incendi boschivi. Ho la sensazione che quell'incendio del 2017, che come ci ha fatto vedere il professor Saracino, ci ha fatto capire tante cose, ormai l'abbiamo esaminato bene, il Dipartimento di Agraria ha fatto delle ricerche fantastiche, d'altronde non meraviglia, conoscendo la qualità dei docenti del Dipartimento, ci ha permesso anche di fare un bellissimo programma di restauro moderno, no? Non più affidato alla coniferazione, come si dice, dei decenni scorsi, ma finalmente avanzato, con nuove tecniche di ecologia che si basano sulla conoscenza che ormai abbiamo degli ecosistemi, della necessità che abbiano degli equilibri fatti con le specie autoctone. Questo va bene, questo ci ha fatto fare un passo avanti, ma abbiamo fatto un passo avanti nel discorso della prevenzione? La mia sensazione è che non si sia fatto, è che in questo momento, a parte noi, e quindi Terra, che ha organizzato questa iniziativa e quelli che hanno aderito, nessun altro si sta ponendo il problema degli incendi boschivi. Grazie Maurizio. E quindi, tra l'altro, ricordo mentre tu parlavi. Roberto, vorrei solamente fare un commento a quello che ha detto Maurizio. Il parco in realtà aveva già prima del grande incendio attivato una convenzione di ricerca con col Dipartimento, che ci aveva permesso di avviare delle prove sperimentali dimostrative di fuoco prescritto. E sono stati messi su 3 cantieri che sono stati utilizzati come cantiere didattico per la tecnica, invitando anche degli esperti portoghesi per farci vedere come operavano. E la cosa, diciamo, divertente, non è la parola corretta, insomma, ma soddisfacente, è stata che nel grande incendio le aree dove noi avevamo fatto questa azione preventiva in realtà hanno mostrato un'intensità del fenomeno più bassa, cioè sono rientrate proprio tra quelle che Antonio ha poi registrato come quelle a minore impatto dell'incendio. Quindi siamo stati sfortunati che il grande incendio è avvenuto troppo poco dopo l'avvio di quella sperimentazione, diciamo, perché poi ha azzerato un po' tutto. Sì, confermo, sul campo le ho viste le vostre aree trattate col fuoco prescritto e la severità si è abbassata notevolmente, io l'ho vista. Infatti vado a Michele perché credo che è proprio la logica anche del ragionamento che stiamo portando fino avanti arriva direttamente a quello che fate voi, Michele. Ti do alcuni dati che mi ero appuntato che secondo me sono interessanti. Cioè nel 2017, che è l'ultimo anno dove abbiamo potuto registrare questi dati, abbiamo avuto circa 325.000 interventi dei vigili del fuoco per incendi boschivi e anche per incendi in genere, quindi non solo boschivi, anche incendi magari che non colpivano direttamente i boschi. Infatti di questi 325.000 soltanto il 33% scarso era relativo ai boschi, poi ce n'erano e degli altri che avevano altri interessi, ma quello che mi interessa farti notare è che solo il 4% di questo 33% era di natura provata dolosa. Invece il 62,1%, e quindi ci colleghiamo un po' con quello che diceva anche sia il dottor Saracino che il professor Mazzolini, era senza cause certe, è definito così, senza cause certe.
Il senza causa certa in Italia sappiamo che ha varie motivazioni, no? Può essere tutto, cioè può essere qualsiasi cosa. Ora, il punto, e quindi al netto di questi altri dati che ti metto in base a quello che ci hanno detto lui, ora io ti dico due o tre cose che come ambientalista vedo, no? Perché i parchi nazionali, sia quelli nazionali, quelli provinciali, anche quelli regionali, in Campania, oltre a avere il problema di cui abbiamo parlato fino ad oggi, no? Di cui ci ha parlato Maurizio Passini, ma che in effetti ci avevano fatto già vedere sia il professor Saracino che Mazzolini, hanno anche un altro piccolo problema, oltre a quello, diciamo, della biomassa che può andare a fuoco, hanno anche il problema dei rifiuti. Perché il Vesuvio è, per esempio, se vogliamo parlare del Vesuvio, ha, se non ricordo male, circa un centinaio di discariche abusive censite, una quantità enorme di non censite, e quello è materiale sicuramente molto a rischio, soprattutto se pensiamo alle plastiche, banalmente, per essere materiale che si incendia. E noi tutti abbiamo visto nelle immagini del Vesuvio, le immagini di materiali, diciamo, da discarica che avevano preso, che avevano alimentato quell'incendio. È chiaro che quello che può fare c'è nel Vesuvio, ma c'è praticamente ovunque nei nostri boschi, ed è un altro pezzo della prevenzione di cui parlava Maurizio, di cui è probabilmente assente, nel senso di non permettere che questo avvenga. Allora, al netto di tutta questa cosa, io ti dico, la vostra opera come osservatori civici, come difficoltà, e che problemi trova poi sul territorio? Allora, intanto mi ritorna il mio audio, quindi se per cortesia si può, potete chiudere i microfoni perché mi ritorna indietro la mia voce. Ok, grazie. Allora, intanto mi presento, sono, come si può leggere, sono Michele Boucher e sono un giornalista e mi occupo di indagine, faccio giornalismo di indagine per crimini ambientali, quindi diciamo questa è la mia principale attività. Poi nel tempo libero, insomma, mi occupo di associazionismo con l'obiettivo di creare cittadinanza attiva in merito a determinate tematiche di, prevalentemente di tipo ambientale. Allora, abbiamo parlato degli osservatori civici, però io vi metto nello sfondo anche, insomma, il nostro, come dire, il nostro sito web per quanto riguarda un altro settore della cittadinanza attiva che è strettamente collegato poi anche agli osservatori civici. Io che cosa rappresento qui? Rappresento l'indipendenza totale del cittadino nelle attività di prevenzione delle problematiche ambientali. Come me ce ne sono altri qualche migliaio di persone che, ripeto, in maniera indipendente cercano di contrastare gli illeciti nella parte civica che gli è permessa per legge e poi cerca di informarsi attraverso una richiesta di documentazione sul proseguo delle segnalazioni fatte e fa anche molta attività di prevenzione sul territorio in maniera silenziosa e anche molto umile e lo vedrete in questo poco che vi faccio, insomma, vedere. Allora, siamo quindi un esercito di cittadini. Siamo osservatori civici, ci occupiamo che cosa? Di individuare le criticità, come ad esempio parlava Roberto prima di discariche poste sul territorio, ma non solo, anche siti di abbandono di rifiuti, ma non solo, anche siti potenziali dove potrebbero nascere luoghi di abbandono e, cosa molto più grave, il generarsi di discariche, quindi la differenza c'è ed è sostanziale. Le aree di abbandono sul territorio sono un po' quelle che sono molto più presenti di abbandono di rifiuti. La discarica sta diminuendo fortunatamente questo aspetto perché si è inciso molto negli anni passati, quindi dove si prendevano porzioni di area molto grandi e si facevano business illegali. Le aree invece di abbandono adesso stanno diventando sempre più presenti, sempre più vaste e sono un po' anche la miccia che possono scatenare poi successivamente un incendio di un'area boschiva, ma non solo, anche di un'area di campagna oppure di aree urbanizzate, insomma, con presenza di strutture che possono addirittura prendere fuoco,
con l'incendio dei rifiuti. L'abbiamo visto in varie aree della regione Campania. Poi che cosa facciamo? Ci coordiniamo e abbiamo l'opportunità anche di avere un applicativo che utilizziamo, che è stato realizzato dalla Regione Campania attraverso un'azienda proprio regionale, che si chiama Sma Campania, che ci ha dato l'opportunità di poter inserire all'interno di un grande database molto molto vasto tutte queste criticità che sono legate sia agli incendi boschivi, sia agli incendi delle discariche, sia all'abbandono e alle discariche di rifiuti, ma non solo, anche dell'inquinamento delle acque e quindi lo sversamento dei reflui, non lo so, inquinamento delle acque e anche l'inquinamento dell'aria. Quindi c'è questa grande piattaforma che viene gestita non da noi, ma viene gestita a vario livello dagli organi competenti, fino ad arrivare alla magistratura e alla prefettura, e che si occupa poi di prendere tutte queste segnalazioni che vengono indirizzate da questi cittadini e poi loro ne fanno le loro attività, chi di indagine, chi di prevenzione e così via. Attraverso queste segnalazioni, come ho detto prima, quindi inseriamo anche la parte delle discariche, la parte degli incendi boschivi. Adesso ho raccontato la parte dell'attività degli osservatori civici, che ho detto che ne sono tantissimi sul territorio e che vengono aggiornati puntualmente, no? Dalla segreteria di cui ne faccio parte, dove poi ce ne sono anche altri che ne fanno parte. Poi, invece, nella mia parte, associativa, sono il presidente di un'organizzazione di volontariato che si chiama Nuove Prospettive, che all'interno che cosa ha fatto? Ha generato un corpo nazionale che adesso è presente in 5 regioni, che si chiama CNSB, che è il Corpo Nazionale delle Sentinelle dei Bacini Idrografici Italiani, che va a tutelare il bacino idrografico del territorio. Che cosa facciamo quindi? All'interno di questo gruppo non solo che andiamo a tutelare in primis l'acqua, perché partiamo dal bacino idrografico, ma poi attorno a questo andiamo poi a tutelare pure la parte dedicata alla tutela dei boschi e delle foreste. Abbiamo seguito pure molto da vicino il testo unico per la tutela dei boschi delle foreste, lì per quanto riguarda la questione anche della selvicoltura, come metodo per controllare anche controllare i boschi, anche per poter essere d'aiuto per quanto riguarda alla prevenzione degli incendi. Da lì poi ci siamo man mano informati e specializzati. Adesso vedete, penso, in condivisione il video, e all'interno di questo gruppo sono presenti dei cittadini che obbligatoriamente per farne parte devono essere poi osservatori civici. Cioè, quindi l'osservatore civico, come vi ho detto prima, è un cittadino che si occupa quindi della tutela dell'ambiente, l'individuazione delle discariche, i roghi di rifiuti, di rifiuti e poi montani. Che cosa abbiamo fatto durante questi anni? Abbiamo ideato una figura all'interno di questo gruppo, che si è ulteriormente specializzato, sempre civicamente, nel diventare proprio una vedetta, cioè una persona che è posizionata, che dà la sua posizione in un determinato punto, che viene formata e si suddivide poi in due ambiti. C'è la vedetta che sta ferma in una determinata postazione, che è quella abituale, che è della casa, cioè la propria casa, e poi c'è la vedetta di terra, che a seconda dei turni che poi si fanno e così via, si posizionano in determinati punti, ovviamente comunicandolo, e utilizzano poi gli strumenti che prima vi ho raccontato, come l'applicazione di questa Sma Campania, il 1515, i numeri di telefono diretti con i centri operativi della Sma Campania, insomma tutta una serie di strumenti, poi il numero dei vigili del fuoco, una cosa molto semplice può sembrare, però in effetti loro hanno poi tutta una serie di strumenti che gli dà l'opportunità di segnalare tempestivamente l'incendio. Certamente riscontriamo delle criticità, per esempio nel momento in cui andiamo a segnalare l'incendio, e sicuramente riscontriamo anche un po'
come dire, cioè noi pensiamo che può essere la lentezza di intervento, però magari poi ci viene raccontato che non è una lentezza di intervento, ma magari ci sono già gli operatori sul posto e stanno cercando di capire come poter agire sull'incendio, mentre non si muove tutta la macchina per l'individuazione dell'incendio, magari arriva una coordinata errata dell'incendio e quindi si rallenta ancora di più tutto questo. Ecco, proprio su questo noi cerchiamo poi di andare a specializzare il volontario, proprio grazie alla SMA Campania che ci offre il personale specializzato che ce li forma, e poi noi attraverso i nostri corsi che facciamo, diciamo, durante l'anno di aggiornamento. Ripeto, quindi da lì è nata questa figura, quell'esigenza di creare proprio una figura che stesse lì a proprio a guardare i monti non appena individua delle criticità, immediatamente a segnalarle. Chiaramente tra di loro sono organizzate attraverso dei gruppi, vabbè, c'è tutta una comunicazione interna a tutto questo. E che cosa abbiamo fatto? Vi sto portando degli esempi, sto veramente scremando l'attività, però magari potete vederla poi con calma quando sarà opportuno farlo. E per esempio c'era prima Frassini che diceva, io che cosa proporrei che la campagna d'antincendio boschivo di iniziarla soprattutto sul nostro territorio, di iniziarla molto tempo prima di quando generalmente più o meno si fa in altri territori. Perché? Perché siamo un territorio diciamo che è soggetto a questo tipo di situazioni che si vanno a creare per diversi motivi, va bene. E noi abbiamo aperto proprio in anticipo la campagna di antincendio civica, perché io vi parlo come parte civica indipendente, ok? C'è quindi una parte di cittadini che si sono organizzati e abbiamo attivato questa campagna di antincendio. Da quando l'abbiamo attivata, noi abbiamo attivato anche le vedette antincendio, che per esempio, non so se riescono a vedere, ma all'interno dello schermo ci sono proprio dei codici, sono alcune delle vedette che praticamente hanno un codice. Noi in anagrafica abbiamo il nome e cognome, ma non solo, sappiamo che tipo di versante loro vanno a vedere dalla loro postazione, e quindi io o chi c'è in quel momento, se ha notizia di un incendio che sta in un determinato punto, io faccio una ricerca rapida e so che sul versante di Monte Poggio del Tesoro ci sta Tizio che può individuare l'incendio, eventualmente segnalarlo o vedere che cosa succede nel frattempo, quindi facendo fotografie, video, e poi tutte queste cose vengono conservate, insomma, da noi per questioni, diciamo, di studio, statistiche e così via. Quindi c'è un occhio fisso su quell'area. Come potete vedere, ci sono degli incendi con lo ingrandisco, con per esempio il segno del fuoco. Ecco, questi sono gli incendi che sono che noi siamo riusciti a censire, che ci sono stati da marzo fino ad oggi. Cioè, quindi già le aree già sono state incendiate, molte aree, e questa è solamente la parte dei Monti Lattari, una parte dei Monti Picentini, una parte dei Monti del Sarno e una parte di un'area montuosa che porta da Mercato San Severino fino ad arrivare a Salerno. Cioè, quindi è una subunità dei Monti Mai, e quindi praticamente noi dobbiamo ancora inserire altri incendi, perché insomma non è che avviene immediatamente questa cosa, e quindi ci occupiamo poi di censire tutto questo. Abbiamo quindi un database che consultiamo e poi tra di noi, insomma, vediamo come migliorarlo per tutto questo. Che cosa succede? Che a questo si associa poi il nostro database degli osservatori civici, che è vastissimo, dove all'interno ci sono tutta una serie di altre segnalazioni, come vi ho detto prima, anche il deposito dei rifiuti, discariche e così via, perché poi lo andiamo ad incrociare perché se sappiamo che c'è un incendio su un determinato luogo boschivo, dove sappiamo che però è anche presente una segnalazione di abbandono di rifiuto di una discarica, allora noi ci attiviamo civicamente, quindi comunichiamo con le forze dell'ordine o quel che siano sul territorio per fargli sapere di questo aspetto, perché noi civicamente ci siamo autogestiti su questa cosa, sono informazioni che noi teniamo, le cediamo alla prefettura
in questo caso di Napoli, perché solo Napoli che adesso si sta occupando della questione della terra dei fuochi e quindi contempla questo aspetto, in attesa che anche le altre prefetture magari si occupano di fare quello che sta facendo la prefettura di Napoli, e quindi questi dati chiaramente li andiamo ad incrociare, cerchiamo di capire se un incendio che praticamente si è andato a generare sul versante ha potuto riprendere anche dei rifiuti. Poi questo database di incendi che la parte civica ha individuato, le andiamo ad interfacciare con un altro progetto molto importante, sempre di indipendenza civica, che si chiama Italia a Fuoco, dove poi a fine dell'anno ci interfacciamo con questo progetto importantissimo che è in Open Data, che poi prende il nostro database con tutti gli altri che poi collaborano a questo progetto e vanno ad aggiornare poi il loro database. Noi che cosa facciamo? Un lavoro molto, insomma, certosino. Principalmente lo faccio io assieme a qualche altro volontario, diciamo, incaricato. Andiamo a richiedere poi per ogni comune l'aggiornamento, cioè proprio l'aggiornamento della mappa catastale degli incendi. Quindi laddove c'è qualche comune che crea inerzia su questo aspetto, noi lo andiamo a sollecitare cercando di avere un aggiornamento poi di queste aree che sono state coperte dal fuoco. Quindi diciamo che e poi chiaramente queste informazioni che noi riceviamo le trasmettiamo a Italia a Fuoco, che poi automaticamente ne fa un altro database molto più basso. Allora, io quello che vi ho raccontato non è altro che, diciamo, un attivismo civico un po', diciamo, più specializzato nell'ambito dell'individuazione degli incendi boschivi, che però è bello, insomma, come raccontato, ma che riscontra poi grandissime difficoltà nel dare seguito alla segnalazione che noi andiamo a realizzare. Perché vi porto un esempio: noi siamo nati come persone che andavano sul posto per cercare di dare un aiuto a coloro che spegnevano gli incendi. Poi, quando abbiamo fatto questo, qualcuno ci ha detto: levatevi di mezzo, perché non siete voi quelli che siete autorizzati a poterlo fare. E così come noi volontari, volontari non di protezione civile, ma come parte civica, lo hanno anche subito gli organi di protezione civile territoriale dei comuni. Perché? Perché loro, per esempio, hanno ricevuto degli strumenti dalla Regione Campania, come per esempio il modulo di spegnimento di primo incendio, che però vede una incongruenza, cioè, nel senso, chi è che può andare a spegnere l'incendio boschivo? Chi? Allora, per esempio, se ti arriva la SMA sul luogo e ti vede magari che stai spegnendo l'incendio, dice: ma tu non sei tu la persona autorizzata a poterlo fare, ma lo devono fare determinate altre persone. E quindi poi si trovano queste protezioni civili con questi moduli di antincendio boschivo, dove magari non ne possono fare nulla, perché in realtà non sarebbero, diciamo, come dire, autorizzati fino in fondo, perché poi se succede qualcosa a uno di quei volontari ne va di sotto il presidente, al di fuori del volontario che ne va di sotto, questo è poco ma sicuro, ma ne va di sotto poi il presidente che manda il volontario a spegnere l'incendio. Quindi questi sono autorizzati sì o no? E se non ci sono loro, chi è che si deve occupare di fare questo? E qui poi si apre un altro libro. Ci sta la SMA Campania, ci sono i forestali, c'è la Regione Campania, ci sono gli idraulici forestali che possono farlo? Poi subentra la problematica degli idraulici forestali, che non sono, diciamo, ad oggi vivono un'altra tragedia, cioè, nel senso che non hanno una concretezza, diciamo, di gestione della loro figura sul territorio, quindi vivono problematiche di tipo economico, di inquadramento e così via. Quindi nel momento in cui si effettua la segnalazione, poi arriva lo scoraggiamento da parte della parte civica, perché capisce che c'è un marasma di competenze non bene gestite, che portano poi a un rallentamento e dell'azione quindi immediata di spegnimento degli incendi. Lo vediamo stesso noi con gli occhi nostri, che può sembrare strano, ma alle volte da questi piccoli incendi noi non ce lo sappiamo spiegare, cioè, com'è possibile? C'è un sentiero che arriva fin lì, è possibile arrivarci con delle auto, con delle jeep e così via, però purtroppo l'incendio non viene gestito e poi non si non
non si gestisce proprio via terra, ma direttamente attraverso l'utilizzo degli elicotteri e degli aerei. Quindi non arriva in montagna colui che deve spegnere l'incendio. In riferimento a questo, e quindi ritornando al CNSB, noi abbiamo proposto una cosa che secondo noi è molto importante. Allora, il volontario del CNSB è un escursionista che ha delle abilitazioni per, come guida escursionistica, e quindi conosce, no, non tutti sono abilitati come guida escursionista, ma sono degli escursionisti anche, e conoscono bene la sentieristica montana. E non solo conoscendola, no? Conoscendola, individuano anche le potenziali criticità che ci possono stare sia a livello ambientale con questioni di inquinamento, ma anche nel momento in cui denota che c'è una sentieristica che magari sta messa male, individua delle problematiche di tipo idrogeologico, idrologico, quindi problematiche magari di abbandono della gestione della montagna. E abbiamo proposto che cosa? Di utilizzare questa quantità grossa di escursionisti che girano in montagna per fare sì che poi stesso loro si vanno a rapportare con magari con un database, così come è stato realizzato con gli osservatori civici e con altre cose simili, a riportare queste criticità che ci sono sul territorio, che noi, io personalmente sono un escursionista e una guida, lo vedo come dire giornalmente quando vado in montagna, quindi parto dalla base del versante fino ad arrivare alla sommità, e quindi conosco bene che come sta messo un sottobosco, eventualmente che problematiche ci sono e così via. E quindi si potrebbe utilizzare anche questa grande quantità di escursionisti, di guide, per fare sì che magari loro possano rapportare queste criticità. Allora, la parte civica ha una grande quantità di categorie che vivono la montagna. Se si riesce a prenderle, come dire, in aiuto, e quindi farli diventare anche un po' protagonisti di questo aspetto, perché se poi noi andiamo a tutelare un'area lo facciamo per il benessere ambientale ma anche per il benessere civico, e se li rendiamo anche un po' protagonisti di questo aspetto, sono sicuro che loro potranno davvero essere un valido contributo sul territorio. Quindi andiamo a individuare quali sono le categorie che vivono giornalmente la montagna, partendo dal, come dire, da colui che alleva il bestiame, così via, e educarlo, formarlo, ecco, così via, fino ad arrivare poi a persone più altamente specializzate, e far indirizzare tutte queste informazioni all'interno di un grande contenitore. Io per esempio porto un esempio e vado alla conclusione, vado in un altro settore che però voglio poi riportarlo nell'ambito della tutela dei boschi e delle foreste, che è per esempio il servizio idrico integrato. Ecco, scusate se faccio questa deviazione. All'interno di una proposta che io personalmente ho fatto, che cosa ho chiesto? Ho chiesto, facciamo sì che per educare il cittadino ad essere anche d'aiuto a non commettere guai nel servizio idrico integrato, facciamoli entrare all'interno dei depuratori, no? E creiamo una scuola di formazione nei luoghi laddove accadono determinate cose. Ecco, facciamo una cosa. Creiamo una formazione all'interno dei luoghi laddove accadono determinate criticità, come per esempio gli incendi boschivi. Cioè creiamo dei luoghi di formazione proprio in loco, facendo poi entrare all'interno queste figure di cui vi ho raccontato, che ne sono tantissime, parliamo dagli escursionisti, volontari, studiosi e così via. Cioè, quindi c'è un grande serbatoio civico che davvero può essere d'aiuto. Certamente c'è da lavorare poi sul seguire la segnalazione che viene fatta, perché noi il nostro lo facciamo, poi chiaramente deve essere anche opera di chi è che ha messo in campo delle specializzazioni e farle attivare, come coloro che qualcuno diceva prima, proprio gli operatori che vanno lì a spegnere gli incendi con tecnica, con capacità, con strumentazione, e soprattutto motivati magari anche sia economicamente ma anche in maniera volontaria, ma che siano motivati a fare questo e non chiaramente lasciare il bosco all'abbandono. Questo è. Grazie Michele. Allora, mentre tu parlavi, io ricordavo quel video famoso che credo qui tutti vedemmo nel periodo dell'incendio del Vesuvio, in cui passava il famoso Canadair e scaricava l'acqua su quegli operatori
che andavano a spegnere il Vesuvio, che impazzivano di brutte parole in quel momento perché erano stati colpiti dall'acqua, invece loro, invece dell'incendio, che fu una cosa che quella fase drammatica fece ridere parecchio, ma che dava un po' il senso di quello che, di cui parlava Michele poco fa, no? La difficoltà di mettere a sistema un po' tutto. Allora, noi siamo a 1:39, io vorrei andare verso la fine, ma per liberarvi vorrei veramente per titoli, perché ovviamente il tempo ormai è passato, però da parte di ognuno di voi per titoli, rispetto alle vostre competenze, una fotografia dell'estate che verrà, innanzitutto, dei rischi che corriamo e di quello che si dovrebbe fare per non correrli, ma veramente per titoli. Comincio con Antonio Sarracino e poi andiamo avanti. Grazie. Sì, grazie. L'estate che verrà, che non sono un mago, però mi sembra di capire, penso che il messaggio che è stato veicolato in questo nostro incontro è la prevenzione. Per cui la prevenzione è fatta di gestione dei boschi, la gestione dei boschi viene fatta con la selvicoltura. Per cui invito caldamente gli ambientalisti a valutare le parti positive, gli strumenti positivi della selvicoltura. Qualcuno ha evocato il TUF, il testo unico forestale, su cui io non mi sono particolarmente schierato, però quello so che ha creato dei gruppi, chi pro e chi contro, anche molto. Però vi siete resi conto che gli incendi sono fatti di combustibili, soprattutto quelli di piccole dimensioni. Il mosaico a scala di paesaggio, come ha detto Stefano Mazzoleni, la gestione attiva è una cosa che certo non si fa nel periodo estivo. Non ci dimentichiamo nel periodo estivo, quando viene emanato il decreto regionale di massima pericolosità, nei boschi bisogna frequentarli in concerte modalità per non generare. Quindi la prevenzione in tutte le sue forme, dal fuoco controllato, dal fuoco prescritto, dalla selvicoltura attiva, dalla riduzione della densità degli alberi, che non devono essere solo interpretati come biomassa. Va fatta perché quando se ne accumula, la biomassa è energia, ok? Al pubblico andrebbe un accumulo di energia, è un accumulo di energia che ovviamente lì è durata un centinaio di anni, e quell'energia si è liberata nei boschi di pino domestico, si è liberata in un niente, ok? E quindi la selvicoltura fa questo, riduce gli accumuli progressivi di energia. Li possiamo vedere, se stiamo parlando di incendi, li possiamo vedere come gli accumuli progressivi di energia. Quindi non è solo incremento dello stock di carbonio, ma è di pari passo un incremento di stock di energia. E quindi quando poi succedono i disastri, la selvicoltura che fa? Tende a ridurre la densità, regola i rapporti tra le piante, la densità tra le piante, e riduce le quantità di combustibile. I mezzi sono quelli, sono atavici anche, come ha detto il professor Mazzoleni, sono anche atavici, sono degli strumenti atavici, cioè il fuoco prescritto in fondo nasce dall'osservazione empirica di come abbiamo gestito da tanti secoli a questa parte le praterie secondarie, i cespuglieti, con i pastori, e quello è lo strumento che utilizzano. Quindi la prevenzione va fatta in determinati periodi dell'anno, e gli strumenti di prevenzione non vanno ostracizzati. Mi sento di dire, a questo tipo di pubblico non andrebbero ostracizzati, ma compresi nella loro piena funzione. Ok? Grazie.
Grazie, professor Mazzolini. Anche a lei più o meno la stessa domanda, ma soprattutto con un'analisi, diciamo, dal suo osservatorio, dal suo punto di vista, rischiando in questa fase, cioè siamo in una situazione di rischio per la prossima estate, a suo avviso. Ma stiamo parlando in generale nel paese o del Vesuvio? In generale, il rischio è ovviamente sempre presente, perché per quel motivo che ho detto prima, cioè la situazione dei boschi abbandonati e delle grandi formazioni di neoformazione a seguito dell'abbandono è una situazione permanente di rischio. Quindi poi la ricorrenza di grandi incendi può avvenire se si vengono a creare le situazioni climatiche particolarmente diciamo pericolose e compaiono delle cause di innesco, cosa che compare quasi sempre ogni estate. Quindi il punto è, se uno ha l'estate piovosa e non si hanno incendi estivi o se ne hanno molto pochi, molto spesso queste cose, i vari enti regionali nelle conferenze di fine anno decantano il grande successo della lotta antincendio boschivo, che però fa sempre un po' ridere, perché lo si fa a valle di fenomeni che invece sono stati, diciamo, gestiti dall'estate umida sostanzialmente. Così come in estati in cui ci sono molti incendi boschivi ci sono tantissime polemiche sul fatto che la lotta non è fatta bene, ma invece in tanti casi diciamo, si trattava di cose inevitabili vista la situazione di scarsa prevenzione che c'era stata storicamente in certi luoghi. Quindi il tema va razionalizzato, si deve uscire dal trattarlo sempre in un modo emotivo. Detto questo, vorrei aggiungere un ultimo messaggio un po' provocatorio, forse per una audience con impostazione ambientalista. L'incendio ovviamente ha distrutto i boschi del Vesuvio, ma da un punto di vista strettamente ecologico, se ad esempio uno va sul Vesuvio oggi e confronta il livello di biodiversità di specie erbacee presente rispetto a quello che c'era prima dell'incendio, questa biodiversità è molto salita, perché il pino denso abbatteva la presenza di specie del sottobosco. Allora il tema della, ad esempio, la biodiversità invece è un'altra cosa che viene sempre presentata come fatto positivo, giustamente, ma la biodiversità diminuisce in assenza di incendi. Allora ci sono questi concetti di ecologia dove il sistema dinamico della vegetazione, se viene compreso bene, si capisce che il disturbo causato da incendi di piccola dimensione, l'incendio distruttivo e pericoloso per la gente ovviamente va evitato assolutamente, non stiamo parlando di questo, ma la mosaicizzazione del territorio, la presenza di piccoli fuochi, di incendi contro, diciamo, di piccola dimensione e così via, da un punto di vista strettamente ecologico, è un rinnovo e un ringiovanimento della vegetazione. Vi dico un ultimo caso, in ambienti dove c'è una grande cultura della gestione col fuoco controllato, come ad esempio la Scozia, o tutte le situazioni nord-europee di brughiere che vengono trattate da centinaia, se non migliaia di anni con la gestione col fuoco controllato, gli ecologi e i naturalisti, sapete che la cultura anglosassone è una cultura di grande valore naturalistico ambientalista, ci sono tantissime associazioni, no, di amanti della natura, di così via, sa perfettamente che nelle zone di interfaccia tra aree bruciate e aree non bruciate si ha la massima nidificazione di tante specie rare di uccelli. E qua vedo Maurizio che annuisce, perché sono proprio quelle situazioni che noi definiamo di ecotono, con un termine tecnico in ecologia, cioè che è di transizione fra due diversi ecosistemi. Allora, ripeto il concetto, una cosa è la problematica degli incendi e del pericolo per le persone e in situazioni densamente popolate di interfaccia urbano-foresta come quella del Vesuvio, gli incendi sono una cosa totalmente negativa che va tenuta sotto controllo.
e combattuta. Ma il vero controllo che mette veramente in sicurezza un territorio a tutto tondo è quello che include l'uso del fuoco controllato come strumento di prevenzione. Quindi questa è un po' la sintesi che vorrei portare a questo tavolo di riflessione, come punto di riflessione. Ma guardi, l'ambientalista, io dico, sono completamente d'accordo con lei. Le citavo l'esempio australiano, lei mi ha citato quello scozzese, siamo assolutamente in linea. Il problema è che purtroppo dalle nostre parti questa roba si vede poco, fondamentalmente. Direi quasi per il territorio italiano, perché se non avremmo quei dati un po' bruttini, 4 milioni e mezzo di ettari di milioni di ettari perduti che abbiamo visto negli ultimi 17 anni. Ora però vado a Maurizio Frassinetti. Roberto, io però purtroppo vi devo salutare perché pensavo che sarebbe finito l'incontro alle 8:30. Infatti dove alla fine siamo andati un po' lunghi. La salutiamo perché stiamo finendo, chiudiamo con gli ultimi due interventi e chiudiamo. Nel frattempo se vi ringrazio allora. Grazie professor. Grazie mille. Maurizio, da te vengo perché mi sembra che gli ultimi due interventi, insomma, mi fanno fare una riflessione che ti chiedo proprio come amministratore prima e poi come per il tuo ruolo di docente. Cioè, il punto è, ma secondo te, oggi, se noi dovessimo andare, parlo del Vesuvio perché lo conosci meglio, insomma, è il tuo parco, cioè nel senso che lo hai conosciuto e lo hai amministrato, siamo in una situazione in questo momento in cui c'è un rischio, cioè nel senso c'è una quantità di rischio al di là di quello naturale dovuto alle caratteristiche agronomiche e morfologiche che abbiamo già ampiamente citato, c'è un rischio dovuto secondo te a un qualcosa che si potrebbe prevenire e che non si previene? E se sì, che tipo? Per esempio leggevo nella chat, ma te lo butto là perché l'ho letto, perché lo scrivevano delle persone, barriere frangifuoco fatte, capacità di gestione di rifiuti, abbandonati come ci parlava Michele, cioè questo tipo di cose secondo te sono in miglioramento o sono esattamente come erano 5-6 anni fa? Sì, e in primo luogo vorrei fare una cosa. Un aneddoto, se volete, di quando ero presidente, collegandomi a quello che diceva il professore Massoleni. Voi sapete che all'indomani dell'istituzione del parco, non dell'ente parco, ma del parco prima, quindi dei limiti, delle perimetrazioni, ci fu una serie di incendi boschivi sul Somma e sul Vesuvio per rappresaglia, così l'abbiamo interpretata, ma penso correttamente, a questa istituzione del parco. Non fu solo il Vesuvio, anche il Pollino. Molti di questi parchi nuovi furono incendiati da persone che li contrastavano. Ebbene, quando poi diventai presidente, mi ricordo un giorno mi affacciai dalla terrazza dell'antico osservatorio vulcanologico e mi trovai davanti a me una distesa bellissima di lecceta. La lecceta che si vedeva dalla terrazza, che poi sarebbe la zona dell'Alto Tirone Vesuvio, della riserva naturale, che si vedeva da quella terrazza e si era formata proprio perché qualcuno aveva incendiato la preesistente pineta. Infatti come presidente lanciai questo appello, chiesi ai piromani che avevano bruciato la pineta di presentarsi al parco perché gli avrei dato una medaglia al valore ambientale avendo permesso la formazione di quella splendida lecceta che era certamente molto più importante da un punto di vista naturalistico ed ecosistemico in termini di biodiversità della pineta di pino domestico. Non si presentò nessuno, peccato, perché avremmo potuto fare la doppia beffa, pensavi di fare un danno invece ci hai fatto un piacere a noi che amiamo la natura. La situazione è preoccupante a mio giudizio. È preoccupante perché continuano ad accumularsi rifiuti nelle aree marginali del parco, quelle della famosa interfaccia di cui parlava Mazzoleni, costruito foresta, rifiuti che vengono puntualmente bruciati da questi balordi che in qualche modo curano, tra virgolette, quell'area. Sversano, poi bruciano, poi sversano, poi bruciano e quindi da lì partono molte delle occasioni di incendio. E sono preoccupato perché, come dicevo prima, come mi ha supportato nel ragionamento, molto apprezzato l'intervento di Michele, non sappiamo ancora oggi, ai primi di aprile, quali sono le forze in campo per contrastare la prossima stagione antincendio della nostra regione. È vero
che è pericoloso andare a spegnere gli incendi se non sei formato. Io da ragazzo, da studente liceale prima e poi da studente universitario, le mie vacanze le passavo in Cilento presso un comando dei Vigili del Fuoco distaccato a Santa Maria di Castellabate come volontario, andavo a spegnere gli incendi con i Vigili del Fuoco. Ero stato formato, io so come si interviene sulle fiamme, non posso più intervenire per motivi di età, ma so come si interviene per garantire la propria sicurezza e per garantire un'efficace azione di spegnimento. E allora, perché non farlo a marzo? Queste organizzazioni di protezione civile dislocate nei comuni, che pure hanno provato ad intervenire nell'incendio del 2017, anche loro scoordinate perché non c'era il coordinamento, andiamo a formarli, li formiamo, quindi attestiamo che si sono formate, a questo punto organizziamo una rete convenzionata con queste, formiamo, contiamo quanti operai SMA abbiamo per il pronto intervento. Pochi sanno che una parte degli operai SMA dell'antincendio vengono da quei lavoratori socialmente utili che io avevo nel Parco Nazionale del Vesuvio e che erano formati, bravissimi a fare l'antincendio. Ora, se chi amministra non va a cercare anche la memoria di chi ha gestito il parco per farsi consigliare, gli avremmo detto: guardate, andate a prendere quegli operai della SMA che già conoscono il parco, già hanno fatto l'antincendio nel parco. Ebbene, siamo ad aprile, io non vedo ancora un minimo di organizzazione, di conta degli uomini, perché come diceva Michele, poi l'incendio parte, ma se non c'è nessuno che sta sul posto, che sta a spegnere, magari che non deve arrivare, ma sta già là per poter spegnere, l'incendio va avanti, non c'è niente da fare. Grazie Maurizio, chiudiamo con Michele, che mi sembri chiamato in causa, Michele. Io ricordo sempre quel famoso detto, forse popolare, forse non avrà un riscontro scientifico, ma io penso di sì, che gli incendi, se non si spengono nelle prime 48 ore, poi dopo diventano qualcosa di molto più complicato, parlo degli incendi boschivi ovviamente, diventano qualcosa di molto complicato perché possono andare fuori controllo e diventano poi delle cose diciamo molto complesse da gestire, soprattutto se ci sono quelle caratteristiche diciamo naturali che poi di solito le favoriscono, tipo caldo, vento e siccità. Ora, detto questo Maurizio, quindi è chiaro che a te faccio la stessa domanda, tu in parte l'hai già risposta a questa domanda quando hai presentato il tuo intervento, però io te lo faccio corredare, cioè ti chiedo, ad oggi tu vedi dei segnali a livello istituzionale, e quindi mi riferisco, noi sappiamo che ad oggi, almeno dalle notizie che abbiamo, non è stata ancora fatta, ratificata una convenzione da parte della Regione Campania con i Vigili del Fuoco, con la Protezione Civile, con tutto il volontariato, per poter mettere in piedi quella famosa macchina organizzativa di cui parlava anche Maurizio e che è fondamentale poi quando bisogna andare a fare quell'operazione di spegnimento, perlomeno nelle prime ore, che è fondamentale. Ora tu, dal tuo punto di vista, cioè come volontario, tu che segnali vedi all'interno delle istituzioni, o perlomeno, mi spero, li vedi qualche segnale in questo senso, oppure calma piatta, siamo all'anno zero? No, siamo ancora fermi perché c'è la parte attiva civica che vuole dare il suo contributo, ma dall'altra parte non vede, vede solo elicotteri, ma non vede persone a terra, insomma. Quindi non c'è la cultura dello stare in montagna in maniera stabile, non c'è la volontà di portare persone in montagna creando attività perenni, continue all'interno dei boschi, e quindi c'è un allontanamento del cittadino e quindi mancano occhi. Noi su un territorio diciamo una fetta di montagna un po' particolare, noi la chiamiamo a vocazione incendi, praticamente abbiamo insistito per starci in maniera fissa per un determinato periodo di tempo. Per quel periodo di tempo, che era tipico, diciamo statisticamente, che venisse poi incendiato il versante, non è stato incendiato.
perché strategicamente ci eravamo posti a valle, a monte e nei lati, negli accessi. Insomma, la presenza in quel caso ha garantito secondo noi. Infatti noi poi non ci siamo stati e poco dopo l'incendio è avvenuto. Quindi la presenza è importante. Però io noto che c'è una problematica altra che deve essere affrontata prima o poi, cioè la tutela dell'ambiente deve essere un qualcosa dove tutti noi dobbiamo essere uniti. Allora, parte civica, parte universitaria, istituzioni, dobbiamo cercare di creare un grande contenitore. Anche i parchi, per esempio, i presidenti dei parchi devono coinvolgere in maniera attiva la cittadinanza su queste attività, ma non facendo solo progetti che poi non hanno all'interno i costi dell'ordinaria gestione e quindi diventano cattedrali che poi muoiono lì. Ma l'ordinaria gestione deve essere poi inserita e sia con degli specializzati che devono essere pagati, quindi creare economia su questo aspetto e per la, come dire, il sostentamento pure delle figure specializzate a questo, ma bisogna anche puntare sui cittadini come persone che vanno a sollecitare, a sostenere le attività, perché il cittadino non è solamente quello che critica, ma può essere anche quello che può dare una spinta laddove vede che le cose non vanno più come devono andare. Cioè il cittadino deve capire che il suo ruolo in questo momento è importantissimo se lui si sa comportare come cittadino curioso, che si vuole informare e che vuole partecipare, e poi dobbiamo chiaramente chiedere alle istituzioni di creare delle aree dedicate agli stakeholder, diciamo cittadini, associativi e così via, cioè all'interno di questi parchi, all'interno di queste tutte le istituzioni che creano progettualità e che quindi hanno necessità di ascoltare il cittadino, devono proprio mettere a chiare lettere e fare una grande pubblicità sull'inserimento del cittadino nella fase progettuale, perché solo ascoltando il cittadino questo può succedere. E io mi appello all'università nel momento in cui fa determinati studi con i propri studenti, anche io purtroppo, come dire, in un certo senso sono iscritto all'università in geologia, però diciamo al di fuori di stare con gli studenti, io penso che la fetta dei cittadini all'interno delle università come parte indipendente, non come studenti, manca. Cioè, quindi c'è questa, il cittadino manca all'interno di alcuni luoghi laddove la sua presenza è fondamentale, perché il cittadino ti offre degli spunti dove poter migliorare l'attività di offerta formativa, gli studenti si interfacciano con dei cittadini magari con più esperienza, gli possono dare delle informazioni e non aspettare solamente i tirocini. Cioè la presenza del cittadino secondo me deve essere in ogni luogo regolamentata, e sarà sicuramente un occhio in più per fare sì che poi tutto vada come deve andare, e quindi poi diventa critico, fa richieste insomma di accesso agli atti, sollecita la pubblica amministrazione, però dobbiamo trasmettergli curiosità, voglia di essere parte integrante dell'intero sistema e non creare caste che poi chiudono in determinati punti lavori realizzati. Creare dei contenitori aperti, consultabili e insegnare ai cittadini come consultare questi contenitori che spesso vengono trascritti in maniera complicata da comprendere, da leggere, e quindi il cittadino che non ha una determinata formazione si perde. Quindi io penso che istituzioni, università, quindi scuole, licei scientifici, altri tipi di scuole, per esempio associazioni, dovrebbero rientrare all'interno di un contenitore comune e anche inserire in questo contenitore, che dovrebbe essere creato, tutte le informazioni necessarie dove tutti possono attingere informazioni, un grande contenitore aperto. Io sono per l'open source, quindi non posso fare altro che dire questo e chiedere ai cittadini che ci ascoltano di essere molto curiosi su quello che succede sul proprio territorio e di non avere timore a chiedere informazioni alle istituzioni locali, ai parchi, chiedere come entrare a far parte del sistema di consultazione di quello che succede. Solo così poi dopo possono nascere poi dei cittadini che diventeranno parte integrante di quei sistemi, come per esempio può essere un parco.
io vorrei tanto che magari all'interno del parco del Vesuvio magari un domani diventasse un come dire, presidente, uno di quei cittadini che ha trovato un presidente che all'epoca lo andò a coinvolgere all'interno dei progetti e quindi cresce all'interno di quella comunità. Sarebbe opportuno trovare un presidente di parco che ci è cresciuto in quella realtà e non magari trovare qualcuno che è stato, come dire, scelto dall'alto. Quindi lavoriamo anche su questo, cioè educhiamo la popolazione locale a fare sì che poi vadano a tutelare il bene comune, il proprio bene comune del territorio, non chiudendosi ma aprendosi anche ad altre realtà di tipo nazionale e internazionale. Bene, siamo a 2:04 e credo che abbiamo detto tanto. Michele, non sono d'accordo su questo tuo ultimo endorsement che hai fatto, quindi non sono affatto d'accordo. Cioè, il è una provocazione la mia. È appunto, cioè, questo endorsement è fuori luogo. Il contesto era gli incendi, parliamo di quello, non parliamo di amministratori. Okay. Quindi è veramente fuori luogo. Vabbè, il fuori luogo resta una cosa personale, però attenzione, io non dico che il suo parlare è fuori luogo. No, comunque io direi una cosa. Come no, cioè, stiamo parlando fuori luogo perché diciamo il tema sono gli incendi boschivi, stiamo parlando di quello. Allora, ma gli incendi boschivi, guardi che lei, ma se abbiamo detto che gli incendi boschivi vengono causati, mi perdoni, ma da chi vengono causati questi incendi boschivi? Dalle persone. E io che cosa ho detto, scusi? Non c'è necessità di andare ad estendere le buone pratiche attraverso la cittadinanza, queste chi è che le deve fare? Al di fuori delle associazioni organizzazioni civiche. Le istituzioni devono occupare sulla gestione dei parchi, gli amministratori, hai fatto un endorsement su chi gestisce i parchi, che io non mi permetto di fare, io ce l'avrei tante da dire sui gestori di parchi. Il parchi lo sa meglio Maurizio Frassinè, per la legge 394 è pervasa di politica, Quindi il baco sta nella legge 394, vero Maurizio? È pervasa di politica, quindi non ti illudiamo che domani ci andranno dei tecnici, perché sono dei contenitori politici, perché è la legge. Tra l'altro la volevano cambiare in senso peggiorativo. La 394 la vogliono cambiare in senso peggiorativo. Allora, il punto, io penso che potremmo andare avanti ancora per qualche oretta, però credo che il tempo ormai è un po' tiranno. Però su questo punto io credo di aver capito sia quello che voleva dire Michele, ma capisco bene anche quello che sta dicendo il dottor Saracino. Cioè, io penso che sono due pezzi, due punti di visione che in effetti vanno a centrare entrambi il punto dolente del problema, no? Perché il punto della 394, che tra l'altro appunto sono d'accordissimo, è stata cambiata in maniera, per fortuna non l'è stata, perché poi alla fine è successo un tentativo. Però attenzione, il cambiamento è rientrato con una legge di bilancio. La legge di bilancio del 2019 ha messo la postilla per cui il presidente di parco può essere una persona che ha 10 anni di esperienza in campo lavorativo. Ho una friggitoria ben avviata da 10 anni, posso fare il presidente di un parco nazionale. Perché non ci sono stati i parchi regionali che avevano il responsabile distributore di benzina? In Campania abbiamo gli esempi paradossali, cioè siamo arrivati ai paradossi. Il problema è che però oggi non ce lo possiamo più permettere. Cioè il problema vero che esce fuori da quello che si dice a livello globale, se anche quello che si dice intorno ai fondi europei che devono essere spesi intorno col 40% o 60% all'interno di quelle che sono le problematiche ambientali, se abbiamo un problema di global warming, se abbiamo un problema di scendere le emissioni di CO2 entro il 2030 del 30%, perché questi sono gli oggettivi problemi che la politica oggi deve mettere in campo,
È chiaro che quando parliamo di questo sappiamo bene che la parte che è attribuibile ai parchi naturali, alle foreste, ha un ruolo importante all'interno di questo ragionamento e non può essere più gestita come è stata gestita fino ad oggi, per tutti i limiti che vediamo, no? Di cui stiamo parlando, ognuno di noi ha dato un pezzo di questo limite, non ultimo quello di tipo amministrativo, che veniva citato ovviamente con posizionamenti diversi da Michele, da Maurizio, ma probabilmente anche dal professor Saracino e da altri, perché è chiaro che ognuno di voi ha portato dei problemi, ha fatto notare dei problemi di tipo gestionale che poi diventano automaticamente dei problemi amministrativi e dei problemi di scelte politiche, perché poi quello, diciamoci la verità, il filo conduttore poi alla fine della fiera è sempre quello. Allora il punto è, e credo che noi possiamo chiudere con un auspicio, no? Perché io credo di cogliere un punto in quello che diceva Michele, e il punto che io chiedo è la consapevolezza, cioè la consapevolezza diffusa che deve crescere all'interno dei territori, e quindi dei cittadini, delle città, ma anche di tutti gli stakeholder che ci sono all'interno della gestione, poi a crescere in termini di responsabilità di queste, dei parchi naturali e quindi di conseguenza dei rischi che questi posti possono avere, come quelli degli incendi, io credo che sia il vero segreto, perché è chiaro che si aumenta la consapevolezza collettiva, aumenterà anche la difficoltà di riuscire a ottenere una rete di protezione di cui abbiamo parlato ognuno di noi ognuno dal proprio punto di vista. Quindi se forse ci sta un pezzo di auspicio all'interno di quello che ci siamo detti, al di là di tutto quello che di tecnico è stato detto e che ovviamente non è in discussione, c'è probabilmente il famoso discorso di aumentare il numero di occhi e soprattutto di braccia consapevoli da utilizzare all'interno di un'organizzazione diffusa per prevenire queste enormi problematiche che abbiamo sul territorio. Ma detto questo, io veramente sono ormai molto tardi, per cui vi libero e vi ringrazio a nome di Terra per quello che ci avete donato stasera. Oh, ringrazio grazie dell'invito. Veramente ci hai dato un pezzo di informazione oggettivamente bella e importante, ti ringraziamo molto. Ringrazio Maurizio Frassinè, come al solito, ma Maurizio, grazie per la tua presenza, non dico altro perché ormai lo diciamo molto spesso, e ringrazio Michele Boucher perché anche per la tua passione, Michele, e per tutto quello che fai, che oggettivamente non è scontato e non è semplice. Quindi il professore Mazzolini l'abbiamo salutato prima, grazie a tutti da Terra, ci fermiamo qui e buona serata. Alla prossima. Ciao a tutti.